Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 3 Remastered. Da parte degli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con tutte le missioni di Zemos per, diciamo, averlo ufficialmente nel nostro gruppo. Oggi puntiamo alla guerra virtuale. 3 chilometri da qua. Kinsey House. Good, I need help. Everything all right? If it was all right, I wouldn't need help, would I? Giustamente. The boxes are too heavy. Boxes? What boxes? I'm moving stuff into my place. There are boxes. Some are too heavy for me. I need help. Got it? Poi Kinsey è bellissima. Mi piace un sacco come ragazza, come personaggio, tutto. Mi piace un sacco Kinsey. Eccoci arrivati da Kinsey. Aspetta che vorrei... niente, volevo parcheggiare la moto. Not really. I hate people. No, poverina. Okay, so do you have anything on the deckers? Non ancora. Okay, then what have you been doing since you got out? Power leveling. You're killing me, Kinsey. I can't help you take down the deckers until I know where they're hiding. So I wrote a program that tracks the user's physical location while they're gone. Beh, questo è già qualcosa. Awesome. Just play the damn game and I can pinpoint where the deckers are in real life. Va bene, come vuoi tu, capo. Che tra l'altro... Uella, madonna mia, che figata. What's the plan exactly? Comunque, questo minigioco, tra l'altro, minigioco un cazzo. Questa missione secondaria, tra l'altro, ci sblocca sta moto qua che è bellissima. È una delle moto più belle in assoluto che ci sono. Calmo, ecco fatto. Distruggiamo i loro dannatissimi e maldettissimi carri armati. Ecco fatto. You ever driven a motorcycle before? Of course. Ma ovviamente. Ma dai, la solita stronza, beh certo. Tu invece sei il solito simpatico, amico mio. La cosa buona è che possiamo praticamente correre anche su questa superficie quasi verticale, che in ogni caso non ha problemi la moto. Cosa che nella realtà invece funziona mica troppo così. Puff. Visto? Missione completata. Bravo, palla di fuoco. $2200. Eh beh, fanno sempre comodo questi dindini, no? Hai sbloccato nuove palle di fuoco. Eh beh, certo. Altri $6000, grazie. C'è per caso un negozio di armi qui vicino? Sì, ed è di mia proprietà, tra l'altro. E questa proprietà costa $2000, va bene. Prima di tutto, andiamo a comprare quella proprietà. Seconda cosa, andiamo a potenziare le pistole. O meglio, andiamo a potenziare un'arma. Poi vediamo se le pistole in preciso oppure no. Ecco qua, un'altra proprietà nelle nostre tascocce. Cosa sta facendo? Sta correndo a caso. Nelle nostre tascocce. E ora andiamo al negozio. Vediamo questo, Planet Saints. Ok, non mi interessa. Qua ce n'è un altro. Adesso ci andiamo. Prima andiamo però a potenziare almeno la pistola. Allora, abbiamo $13000. Con $13000, prima di tutto, ecco fatto, possiamo potenziare la pistola a livello 3 aumentando la capienza. Ma non è che ci interessi molto. Ma quello che mi interessa molto a me è i proiettili esplosivi, tra l'altro. Però con questi $13000 possiamo anche potenziare il capienza caricatore e danni. Questo che mi trae? Ah, il Death Blossom, quello bello questo. Appena è che uccidiamo i Decker lo cambiamo. O se no possiamo potenziare il fucile a pompa. O perché no anche il fucile d'assalto. Va bene, potenziamo la pistola allora. Vai. Così con i prossimi dindini possiamo avere un'arma bella efficace. Ed ecco un'altra proprietà che possiamo acquistare, ovvero questo benzinaio. Grazie. Ed ecco altri $1000 che ci entrano nelle tascocce. Vieni qua che facciamo una foto. How can I ever repay you? Bella, no? Beh, dai, è andata bene. Grazie, grazie. Bella, bella. Ciao, ciao. 5 su 20. Quella, $2000? Non erano 1000? Perfetto. Allora, richiamiamo Kinsey. Vandalismo. 200 metri da qua. Va bene. For me to get at the Deckers, you need to disrupt one of their shell companies. Anyone in particular? A fence company. That's fence like a barrier, not fence like buyer of stolen goods. Okay. You're kidding me, right? The company that makes them is seriously bad news. If you'd rather a corrupt, sinister organization. Sì, stavo aspettando che finivi il discorso, Kinsey, prima di andare. Easier to say yes than understand a reason with you. What was that? Nothing.
Bravo, bravo. L'importante è che tieni i tuoi compagni. Poi quello che dicono tu dici solo sì, va tanto, è uguale. Abbiamo 90.000 dollari di danno da fare? Perfetto. Non mi dire altro. Ci penso io ora. Ci penso. Ecco qua. È un po' difficile farlo a mano quando hai solamente una pistola e niente più. Però in verità si può fare molte cose con una pistola. Ecco fatto. Neanche Sonic faceva così tanti punti prendendo tutti questi oggetti. Aspetta, sono incastrato, perfetto. Io lancio, poi quello che succede, succede. Quello che prendo, prendo. Aiuto. Oggetto sbagliato. Sto per uscire tra l'altro dalla zona. Dobbiamo, ecco fatto, ritornare in carreggiata. Siamo già a 50.000 dollari. Oh, cazzo, sono incastrato. Non devi, non dobbiamo incastrarci, che sennò. Scappa. Meno male che era un'animazione. Aiuto. Allora, becca questo. L'unico modo in questo momento per fare un po' più di punti è proprio questo qui che stiamo facendo ora. Sali, per favore. Bravo, prenditi la merce. Ecco fatto. Ci penso io ai Decker. Grazie a voi arriverò all'obiettivo. 95.000 dollari. Oh. Voglio il Ah, dannazione, volevo rubargli il mitra da un cadavere almeno. Vabbè. Per fortuna avevamo le granate, perché senza le granate effettivamente fare questa missione diventava un filo più difficile. Abbiamo 8.000 dollari, volendo possiamo comprare quel negozio lì, ma aspetterei 19.000 dollari per comprare le pistole. Vabbè, intanto vediamo cosa vuole Kinsey. Angelo Custode, che è a 700 metri da qua. Kinsey, ovviamente. I'm not moving any more boxes. They went out and they found me. Who? The Deckers. Who? Una fotografia. Wait, don't answer that. I'll come help you get out. No, get into position and cover me instead. Right. Arrivo subito, Kinsey. Prima però devo fare la fotografia con questo ragazzo. Bella, eh? Sì, sì, grazie capo. Bella, bella, grazie, bello. 2.000 dollari. Nel nostro tasco. Ma perché questo di... Ah, forse ogni 5 foto sono 1.000 dollari in più. Può essere. Eccoci qua, Kinsey. Adesso vengo a salvarti. Tranquilla, ti proteggo io. Dove sono? Bravi tutti. Ricarichiamo. Ne arrivano altri? Eccoli. I always come out on top. Dannazione. Preso. Ecco fatto. Fermo lì. Preso. Ancora ne sono arrivati. Ma porca. Dai, come l'ho mancato. Preso uno. Fermo. Bravi che l'ha ucciso. Preso due. Vai, ricarica. Seguiamo Kinsey e le altre ragazze. Preso. Fermo lì. Ah, dannazione. Fermo lì. Preso. 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 E infine. Ah, stronzo che si è nascosto. Dove sei? Dai, carica, carica. Ecco fatto. Due. Ah, fermo. Preso. 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 E infine manchi solo tu. Preso. Madonna mia.
Faccio saltare la testa a tutti ora. Dai, abbiamo protetto abbastanza bene Kinsey, devo dire. Dai, sono scomparse tutte le macchine. Volevo farne saltare in aria qualcuna, giusto per far capire chi è che comanda. Non vedo nemici. Secondo me apparirà da dietro quell'angolo il prossimo. Se solo... Preso. Madonna, pensavo di aver preso la macchina. Ancora intera sei tu. Vabbè. Ecco fatto. Pensa a quante vite innocenti che però ogni volta facciamo fuori. Tipo poliziotti, stavano solo passando di lì, fanno solo il loro lavoro. Mancato. Fermo. Presa. Dai che ora esplode. Ora esplode. Ecco fatto. Dio mio. Help, è un po' difficile colpirli quando sono così vicini alla macchina, sai, non vorrei farla esplodere. Quelli che arrivano. Presi. Aspetta, passali. Bravissima. Con un'altra. Spero di averla presa, non ne sono sicuro. Preso, in pieno. Kinsey, smetti di lamentarti, per favore. Ti sto aiutando come meglio posso. Ora arriva qualcuno. Preso. Sapevo che sarebbe arrivato qualcuno da lì davanti. Preso. Non riesco a mirarlo. Troppo a sinistra. Preso. Qualcun altro? Levami sti tizi. Se solo li vedessi. Mancato. Fermo. Ecco fatto. Oh, sta ingroppando la macchina. Ecco qui. Preciso come un orologio svizzero li ho colpiti. Eccone uno. Non riesco a prenderlo perché è troppo girato. Troppo girato. È troppo sotto di noi. Non riesco. Preso. Ecco fatto. Ce n'è ancora uno? Dov'è? Ecco fatto, distrutto. Ste missioni qua poi mi piacciono un sacco perché sono facile farm di punti rispetto alla fine. Help will be good. Help will be good. Aspetta. Ecco fatto, due con un colpo. Preso. Potevo essere a casa, ma no. Lo so, Kinsey. È questo che si fa per vivere alla fine. Volevo distruggere le statue. Vai. Preso. Bene. L'abbiamo protetta. Pensavo che sarebbe esplosa alla fine, ma... Vai verso la luce. Che cazzo di trofeo è? Vai verso la luce, però, aspetta. $6,600. Ammazza. Bei soldini oggi, eh? $1,227. Qualche soldino nelle nostre tasche? Perfetto. Dov'è un negozio di armi che la voglio subito? Abbiamo $24,000. Tu costi 1,000? Subito, andiamoci a comprare. Aia, che male. Altri $1,000 che se ne vanno e altri $100 allora che ci entrano in tasca. Questa quanto verrà? Boh, non lo so, andiamola a vedere. Eccola qui, $1,000 di casa sicuramente. Sì, ovviamente. Perfetto, abbiamo ancora $22,000. Potenziamento finale della nostra arma preferita, la Shepard. Kinsey, dove ti trovi? Assalto in elicottero. Ovviamente. Sì, può essere un'idea. Se aspetti giusto 2 minuti, adesso arrivo. Eccoci arrivati, Kinsey.
Ready, Kinsey? Madonna mia, le odio le missioni in elicottero io, eh. Soprattutto quando devi guidarle tu gli elicotteri. Finché è bene o male, stai sull'elicottero e spara, è un conto. Oh, ecco già. Già l'abbiamo distrutto. Fantastico. L'abbiamo già rovinato. Cerco di stare il più vicino possibile alla macchina, perché guidare questi cosi comunque durante le missioni non è mica facile, eh? Non è mica facile. Ecco fatto. Molte delle descrizioni che faccio in questo gioco è: odio questo tipo di missione, ma amo questo gioco. Potete aver capito bene il sunto di cosa provo durante tutto il gameplay, quando ti devi fare tutte queste missioni del cazzo. Come ho fatto a non colpirlo mai? Come è sopravvissuto? Ecco fatto. Scusami. Ah, già, certo. Di solito sono in due in macchina. Oh, calmo. Oh no, ok, per un attimo pensavo di aver colpito la macchina. Ecco fatto. Calmi tu. Sono io quello in pericolo adesso. Ecco qua. Dobbiamo fare... Come è possibile che non lo colpiamo mai? Com'è possibile? Con 200.000 missili delle balle non li colpiamo mai. Oh, finalmente un... E quello era l'unico che pensavo non avremmo preso mai, ti giuro. Ho detto, vabbè, sparo perché tanto sta arrivando, però, bene o male, immaginavo non l'avremmo mai preso. Questa volta ti ho anticipato e ti sta bene. Questa volta ti ho anticipato. Però la macchina ha metà vita e io non so quanta vita... Non so quanta vita, stavo dicendo, è rimasta al mio elicottero. Ecco fatto. Dove sei? Dove sei? Eccolo lì che arriva. Eccolo lì. Preso. Quello è un elicottero. Torna in te. Torna in te. Maledetto. Dove sei? Colpito. Uff. Preso. Dai, esplodi. Ecco fatto. Maledizione. Certo che le macchine quando non vogliono non esplodono, eh. Eccomi qua, Kinsey. Scusami il ritardo, ma sai com'è? Ogni tanto... Non ho idea di come si è riuscito a farla esplodere, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Ecco fatto. Una macchina... Porca troia. Vedi cosa succede a distrarsi? Vedi cosa succede a distrarsi? Visto un'altra macchina colpita in pieno. Eccone una là. Presa. Uff, la macchina ha poca vita e non voglio rifare la missione, ti prego. Sopravvivi, Kinsey, eh? Mi raccomando. Colpito. Ci sono volte che con un colpo ben preciso riesco a farli esplodere, a volte neanche con i missilazzi riesco a colpirli. Puff. Guarda che ne arriva uno da questo lato. Ok, last one coming up. Presa. Presa, presa. In pieno, tra l'altro. Dove? Dove sei? Ah, è stato facile. Brava, Kinsey, ecco perché ti vogliamo bene. Assalto in elicottero.
2200 dollari, 66 dollari all'ora. Elicottero sbloccato e Kinsey sbloccata. Bene, andiamo a festeggiare con Kinsey. Ehi tu, you're the bee's knees. Vediamo Kinsey dove si trova. A 300 metri da qua. Kinsey, how's the information you got on the Deckers coming? It's compiling. So what's next? Not talking over the phone now. Too many people could be listening. Okay. Beh, questo ha ragione. Jax, go there. Okay. 8.000 dollari, grazie. E con questi 8.000 dollari ti dirò che riduciamo i nostri danni da proiettile. Grazie. Ce ne sono rimasti 9.000. Danno da fuoco o da esplosivi? Da fuoco direi, visto che c'è il gigante che con i lanciafiamme ci può fare male. Eccomi Kinsey, ci ho messo tanto. No dai, direi che ho fatto abbastanza in fretta, vero? Eccoci qua. Kinsey, dove sei? Quel computer è spento. Ah no, non è vero. Yeah, look, I feel kind of weird having a conversation like this. Totally agree. We should be using like that Navajo. Che carina che è, però dai. I took care of the Deckers. Sure. Let down your guard and suddenly they make it look like you're selling secrets to Mossad and moonlighting as a dominatrix. Oh, che carina che sei. For you to move on, Matt Miller. But if you want the Deckers gone, like really gone, there's a lot of work to do. Lo so, c'hai ragione, tesoro. Remember, throw out your phone. Oh, che caruccia che è. L'hanno fatta proprio carina in questa remastered. Angel e Oleg non mi piacciono, ma come hanno rifatto lei è... Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti!